Assolutamente no, mille no. Qualche giorno fa. E intanto ti lanciava delle occhiate. Ah, sì. Voleva fare dei test non invasivi. Certo. Fammi sapere se ti fanno qualcosa, ok? Allora, io non ho ancora ben capito sta relazione tra Sombra e, e Sima. Ne vogliamo parlare un pochino, secondo voi cosa ne pensate? Sombra non è una che si affeziona alle persone. Come disse anche nella sua cinematic, la conoscenza è potere. E quindi io penso che stia cercando di avvicinarsi più a Sima. Perché Sima, tutto sommato, è un po' naive, insomma. È come se fosse un bambino, quindi se ne approfitta di lui magari per sapere quello che fanno a Talon, quello che fanno in Talon, magari dietro le sue spalle. Per questo io dico, ma secondo voi Sombra ci tiene veramente a lui? Boh, è sempre stata un dubbio in tutta quanta la community di Overwatch. A quanto ho visto Geggi è fuggito via. Niente. Ecco, io direi, io probabilmente dirò a Luxor non tagliarti neanche la barba. Oppure fartela corta, 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 corta. Però non te la tagliare, per favore. Ma è normale, guarda, è normale, credimi. Chiunque abbia i capelli ricci ma molto lunghi, credimi, non sono completamente naturali. Utilizzano tipo delle creme o robe così per tenerli. Ci tocca fare la colletta. Ecco, non ci vorrà un po', penso, per la colletta, però. No, 500? No, ragazzi. 500? Assolutamente. Non essere 100.000 euro. Proprio perché do molto valore ai miei capelli. No, non è una cosa così scontata, ecco. In realtà vuole la sua ricetta degli gnocchi. Può essere. Vabbè, top waifu Sigma è ovvio, è normalissimo. Ed è pure scontato direi. Chi è che dice il contrario non lo so. Una donna vuole conquistarmi, deve fare per forza il cosplay di Sigma. Come per forza deve farlo? Ma costretta, povera. Oh cazzo. Povera figlia, per forza devi farlo, se no... Io per i ricci con i capelli lunghi uso la schiuma. Sì, sì, ma infatti, io personalmente... no, non so se forse ho utilizzato prodotti sbagliati, Nyx, forse potessi aiutarmi, non lo so. Ma hai presente, tipo, nelle pubblicità? Quando fanno la pubblicità, tipo, delle... Non so, shampoo, creme particolari, non so, queste qua per i ricci. Non so perché ogni tanto su... Le pubblicità fanno vedere i ricci. Sì, ok. Non lo so, non sono esperti. Stranissima, non sono espertissima. Sono più. Sono. Visco più i ricci al naturale. Fanno ste creme, non lo so, queste robe che rendono, ok, sì, i capelli molto ricci. Devo essere sincera. Ma sembrano delle molle lucidi. Non lo so, sembra che ci hanno messo la sburra sopra. Sono proprio brutti e non mi sembrano naturali. Non so come descriverli, ma sono proprio brutti, sono lucidini, bleh, non lo so. E alla fine non sembrano più capelli. Ma è per ed è assolutamente quello che io voglio evitare. Voglio evitare anche robe tipo lacche o simili. Ci sono anche dei prodotti, non per forza lacca, ma simili, che ti permettono di tenere i capelli fermi, ricci. Ma quelli poi al contrario diventano tipo mattoni. Cioè, vedi, cioè, è sempre, sono sempre poli completamente opposti. Cioè, è sempre o bianco o nero. Non c'è uno sfumato, robe così. Ecco perché non sono molto avvezza a prodotti per i capelli, ecco. Non tutto per i capelli lisci o ricci, ma hanno perso a noi con i capelli mossi. Anche quello è vero e mi dispiace. E mi sento presa in causa visto che io ho i capelli ricci. Anzi, tenete conto che molto spesso i prodotti per i capelli ricci non sono per i capelli ricci, sono per le persone che hanno i capelli lisci e vogliono farseli ricci.
Magari i ricci non sono naturali, però se vogliono far ricci, quindi utilizzano questi prodotti. Cazzo, ragazzi, c'è un Reaper lì. Avevo paura che ultasse. Usilia la sburra, esattamente, esattamente. Comunque alcuni usano le maschere, vengono molto bene, si usano durante o anche dopo lo shampoo. E... boh, fatto sta, io non so cosa minchia prendere. L'unica cosa che stavo pensando di fare, e se mi risponde, perché mi sembra una persona molto famosa, una personcina che ho scoperto parecchi mesi fa, che sta sia su Instagram che su TikTok, che si chiama tipo Samuele Bar, una cosa del genere, vabbè non mi ricordo bene, e un lui, ma si identifica come una lei, e a quanto vedo comunque gli vanno bene sia il pronome lui che il pronome lei, a quanto ho capito. Che sa, vorrebbe diventare modello. E c'ha i capelli veramente super mega ricci, in stile afro, cioè il ricci ce l'ha veramente capacchione, come se fosse caparezza. E sono veramente molto belli, e lui stesso ha detto che ce li ha molto crespi. Quindi potrebbe, ecco, esatto, ecco, quindi mi potrebbe aiutare. Oddio Edo, buongiorno, che cos'è? Good morning, ok, troppo collo lo vedo. C'ha qualcosa di strano, volume altissimo, musica, robe brutte che dice, ho paura. Edo, comunque sei entrato e non hai fatto il pipi pupu check. Non mi piace sta cosa, eh. C'ha che devi vedere il video, fra c'è pochi cazzi. Oh, scusa, non lo dico più. Non lo dico più. Comunque, buongiorno. Edo, devo darti tra poco la password, eh. È il tempo che magari o muoio in questa partita oppure finisce. E ti do la password. Pipi pupuce. Oddio, sono tutti qui. Oh mio Dio, voi siete pazzi. No, pure la ultima di Lucio. Eccola la ultima di Reaper. Mi siete un po' scemia, siamo stati presi. Oggi non ho cagato, sbisciato. Ma è possibile? Scusa Edo, com'è possibile che non ti sei svegliato e non sei andato tipo immediatamente a pisciare? Almeno. O dico per forza a cagare, ma almeno a pisciare. Ringrazia la mia etica professionale, dottoressa. No, come ti sei alzata alle 5? Por qua. Perché, oh merda, perché ti sei svegliata alle 5? Comunque ti do la password, Edo. Dio nel mirino. Ok. Mi sono rimessa completamente. My body is a mess, madonna. Io se mi sveglio alle 5 non deve esserci proprio qualcosa. Cioè non deve esserci un problema, qualcosa. Non lo so. Io dormo come un cazzo di sasso, veramente. Azione migliore della partita. Un sasso gigantesco. Attenzione, curo Alec. Bravo patato. L'universo canta per me. Pam, bella. Bravo cura, ne approfitto per dare endorsement e via. E si continua. Oh, mentre Edo, se vuoi stare in vocale, let me know, eh. Anche perché oggi non sarò assai, sarò poco. Visto che devo andare alla audition di Shadow Darwin. Sarò con un po' gli amichetti che andranno lì con me, quindi sono felice. Oh, Isena! Arrivo dopo che oggi ho vogliato far casino ma tacca far finta di lavorare. Isena, però devi venire entro un'oretta circa, perché poi dopo purtroppo concludo lo streaming. Fammi sfruttare ogni minuto per parlare con amica mia! Amica mia! Ciao! Why you? Haskell Scam. Ecco, perché Haskell Scam? È da giorni che lo dico!
Ma che scam, l'hai visto da giorni, oh, vaffanculo, la prossima volta ascolta, invece che lavorare, non lavorare, che schifo lavorare, non lavorare, anche se, grazie a Dio, già mi immagino di Sina che si farà i milioni, tipo il giorno del mio compleanno, i milioni si farà, e se non mi dà una minuscola parte per il mio regalo, mi incazzo. Dai, vedete, per chi non lo sa, siccome lui lavora in una macelleria, giustamente a Pasqua a macelleria va a tamburo battente. Quindi, La fa la spedizione a Roma, extra regione. almeno siete più vicini. Se lo chiedo io, è già un po' più lontano. Te sei più vicino almeno. Sì. Comunque, se ci vai, voglio un saluto personalizzato per la community. Ah, so, cazzo, state scherzando, assolutamente sì, anzi, personalmente se mi dicono c'è qualche parte di Shadowrun in cui vorresti partecipare, io dirò la sfilata ovviamente, che domande, quindi dici però per quello, a meno che non facciano i bastardi, chiedono e poi mi fanno fare il completo opposto, spero di no, però insomma. Comunque, a quanto mi hanno detto, penso che sarà ovviamente niente di pagato, però l'unica cosa che pagheranno ovviamente sarà Esperimento vitto alloggio e rimborso Hai spese. alloggio? Cos'è? No, niente, Perché scusa? No, di che cosa niente. Scusa. mi dite? Ho detto una cringiata, no, niente. Ok. No, comunque ragazzi, assolutamente ovvio. Se capiterà un momento in cui parlerò, sì. Anche se secondo me, se ho capito bene, la sfida sarà tra nerd e palestrati, posso dire che è una sfida molto boomer. Che Beh, più o meno come tutto il loro programma. lo so, Non proprio preoccupatevi, dalla sono mentalità boh, degli disponibile. anni. Facciamo 90, ecco. Ecco, Mentalità dai, degli anni pronti. Ma sì, ma sì, è 80-90 in tutto, cui tutto si così. pensa. Fiche contro cazzi, budella contro Sì, ma denaro. aspetta, ma figa contro cazzi c'è già la bella distinzione, ma nerd palestrati può essere anche un nerd che è palestrato pure, non. Oh. L'obiettivo si sbloccherà Non lo so, in vabbè. 30 secondi. Sì, quale? Che l'ho detto io. Non c'è bisogno che tu ripeti le stesse cose che dico io. Però, va bene. Pollice in su per quale per il tentativo, dai. Va bene. Va bene così. Incazzato come una biscia. Ed hai visto la faccia del giveaway? Ti piace? Sì. Ti ho anche risposto. Ah no, non ho visto, aspetta. Vabbè. Però c'è una backstory del motivo per cui ho scelto la password. E Ok. a sto punto poi lo dirò sia. O lo dico tra la settimana quando finisce il giveaway, quindi ormai è andata. Oppure lo dico poi a voi moderatori, vi dico il motivo. Va bene. Ciao Cola, buongiorno, ciao Patato, come stai? Hello. Ciao. Ma vende la Coca-Cola, Chris. Oh E hai no. 45 anni, Chris. Il nostro lavoro non è ancora finito. Però, comunque, pagheranno un pezzo vita alloggio e queste cose qua. Sicuramente. Ma che, però, sapete che non so come funziona, cioè. Io ricordo. E quello, se non sbaglio, è un programma in diretta. O no? Dici? No, più o meno. E buio ricordavo che fosse in diretta. Cioè, per questo non so, cioè, se è in diretta penso che durerà circa boh, 4 ore in totale, in toto proprio. O se no, faremo Ore non lo forse so. Penso di meno, 2 ore massimo. 2 ore. Yeah. Cioè, non inizia tipo alle 21 e finisce a mezzanotte. O alle 23. Non lo so, fra. I am very unaware. Vedremo, vedremo. Prima di tutto, ragazzi, se ci prenderanno. Speriamo. Oh, cazzo, speriamo a Cristo. Da figlio, guarda che siamo, abbiamo già un posto libero. Siamo. Cioè, siamo in tre e mancano due posti, quindi ti puoi unire. Potevo metterti degli occhiali finti Mi grossi, sono proprio da rimessa nerd, proprio così per te. vedono boh, che sei nerd, nerd. Ma ah, bello, allora questa qua ha gli occhiali Ecco. grossi, quindi è sicuramente una nerd. Allora, ascolta, ne stavamo parlando. Oh, cazzo! Scusate, ne stavamo parlando. Proprio. I am dead. Dicevo,
Ne stavamo proprio parlando col mio capo di lobby. E ieri mi sono vestita vagamente a bullizzarlo perché si era messo a mangiare un panino. Nel momento che c'era l'evento, si era messo a mangiare un panino. Aveva una faccia così bella, mi sono messa a filmarlo. Lui faceva. Vabbè. E faceva troppo. E beh, si era messo pure lui a scattare a ridere. Ha fatto pure lui. Che faccia hai già vivo? Vabbè, ovviamente è il mio privato, non lo metto in rete. A meno che non mi dà lui il permesso, però me lo tengo io come ricordino. Comunque ne stavo parlando con lui di questa cosa che c'ha Darwin. E ha detto che sicuramente con i casting sceglieranno magari il caso umano per fare okay, robe. Allora fai in modo che proprio devi essere la più stupida del no, del non mondo, voglio però. Essere il caso umano, grazie. Oh, vai. Ah no, lo sono già. Brava, mi sei piaciuta. Grazie. Auto no, lesionismo, autoironicità. Ce l'ho fatto. Autironica, di scherzi. Sì, su me stessa, ho fatto la battuta su me stessa, quindi. Comunque, penso che sceglieranno il caso umano, gli diranno, vabbè, nel caso vorresti fare sta cosa? Se quello dice di sì, e lo fa. Tipo le cose tipo, sai che cosa? Il viaggio nel tempo. Sì, o sì. Le domande particolari. Ma io me l'ho completamente dimenticato, ma mi ho detto pure che c'è pure quella parte dove devi tipo saltare, fare delle cose di agilità, ma non mi ricordo. Sì, tipo Takeshi's Castle. Esattamente, io me l'ho completamente dimenticata di quella cosa. E ho detto, wow, sì, quello lo voglio fare, mi divertirei. Okay. Ma, va bene, ok. Ma non so come li scelgono quelli che devono andare a fare queste cose. Sì, è tutta la nostra nostre opinioni, non sappiamo un cazzo, veramente. Non sappiamo come gestiranno la cosa, però. Sono abbastanza curiosa. Comunque, ripeto, siccome saremo tutti quanti. Cioè, ci andremo in gruppo oggi. Dove cazzo sto andando? Io non lo so, io volo, ciao. Vai Genji. Ecco, vedete, è servita la mia ultimate. E come sono arrivato, buongiorno a tutti, sembra che stamattina la linea sia tornata a casa. Davvero, Isena, addirittura in anticipo? Che culo. Addirittura in anticipo, minchia. È buono, che non sto leggendo. No, gli è tornata alla linea, diceva che non l'avrebbe avuta per 1-2 settimane praticamente. Bravo Isena, bravo, bravo, va. È più forte di tutti. Madonna ragazzi, vi prego, potrei essere schifosa. Maron, sciopal. Ok, grazie. Mi ha detto ora la Queen va una merda però, intanto va. Vedi niente. Pusciamo, andiamo a prenderci il vantaggio. Sì, l'ho detta un po' alla francese. Non so come se mi devo vestire in maniera particolare all'audizione, buh. Sto spostando la barricata. Guarda, se ti vesti scosciata, molto meglio per loro e anche per te. Così stai sicura che il 50% del lavoro l'hai fatto. Addirittura? Sì. Queste cose vanno un po' così, purtroppo. Poi a Mediaset, quindi c'è proprio la patria del maschilismo tossico, veramente. Non lasciate il robot. Sbrigarmi a tornare. Ti aiuto. Mannaggia, I have to think. Devo pensare come vestirmi allora, che non ci avevo pensato. Complimenti. Thanks. 100 in download, 10 in upload, meglio del cellulare che avevo 5,5, effettivamente. È ora di un nuovo. Come Edo stamattina, cazzo, hai mangiato pane e cultura incazzata? Dice Isira.
Boh, non lo Quella, allora ti spiego, praticamente oggi con cui abbiamo live un pochino prima, anzi tipo 1 o 2 ore prima, perché oggi devo andare all'audizione di Ciao Darwin. Ci andiamo io e altri amichetti di lobby, tutti quanti content creator o queste cose qua, come per esempio una patata che ogni tanto passa in live che si chiama Coraline Rosa. Le stream, porta League of Legends e niente popò di meno che non so se conoscete magari l'ambito di Warzone, queste cose qua, perché lui è campione mondiale di Warzone e ce l'abbiamo a Bari ed è Savi Ultra, quindi ci sta. E poi lui, ecco, per esempio lui non è palestrato, ok? Però è un bell'armadio, cioè. Cioè, bello alto. Dico palestrato, però i muscoletti ce li ha. E come lo piazzano quello, mo? Poi lo piazzano come fake nerd. Fake nerd, tu. Sei palestrato, invece fingi di essere un nerdacchione. Esatto. Io mi O non lo immaginerò prendono proprio. i boomer che diranno, vedendo poi magari il programma, diranno: oh, ma io pensavo che i nerd fossero tutti quattro occhi, No, vabbè, tutti non penso sia fissati. a questo livello, però scopriranno molte cose su di voi. Sui noi bastardi. Esatto. Vabbè. Prendi sto chupa chup, eh. Cosa? No, non è a te. Aspetta, devo dare Sto parlando la con un nemico password di destra. a un po' di persone, tipo Cola, devo dare la password a te. Cavolo, l'ho data a posto. Aspetta, scrivo a Edo il motivo per cui ho scelto quella password. Dai, scrivimelo. Ok. Un attimo, come non posso vedere. Lo scrivo anche a curarle privatamente, ragazzi. Che sono Certo, i perché tutti moderatori. devono sapere, tutti devono No, sono i sapere, moderatori tutti. per Ah, ora. Poi ok. alla fine del giveaway lo sapranno tutti quanti. Livello 133, fai paura? Sì, lo so, non me ne... Ce l'ho 34! 134, non me ne pento. Non me ne vergogno, non mi dispiace e non me ne pento. Mi dice una famosa canzone, ho dato la mia vita al peccato. Bella canzone. Quella di, come si chiama? La YouTube poop di Christian Ice, di, non mi ricordo come cazzo si Ma chiama è quello là. vero. Oh mio Dio, ci ho pensato adesso. E non mi dispiace, non me ne pento, dato la Oh. mia vita al peccato. È un Bellissimo, peccato, la sua presenza non potrei vivere più, e dico. Non mi ricordo come fa la canzone, però. non preoccupatevi, vi copro le spalle. La situazione si Lo sai, a proposito di Mentre il Warzone, hanno beccato maleducato uno di cambia Evox a l'aerodinamicità della cittare. Valkyria. E Ma non direi no, non è mai. Davi Ultra, Savi Ultra Incredibile. sicuro, palese. Anche perché mi Brava, ricordo il brava. primissimo giorno in cui ha aperto lobby, quando io ancora cioè stavo iniziando a conoscerlo, non sapevo neanche chi è che lo gestiva. Mi ricordo che ci fu lui il primo giorno a fare, Per coprirti. ovviamente, da Allora immagine al scendiamo tutti. locale. Sì. Qualche cosa da dire. E si era messo a Sappiamo. giocare ai PC. Se la stanno Questa cercando, chirico chiamogliela. pazza. Si era messo ai PC e giocava da Dio. Cioè, giocava da Dio. Oh mio Dio! E stava un PC a random. Quindi, cioè, è veramente bravissimo. Quindi, non penso proprio sia lui. Ma ho paura a parlarne, che è famoso per venirti a prendere a casa se dici che cheat. No, per me Tu sei potresti dirmi. ciccio gamer. Potresti dirmi anche che Dario Moccia è cheat. Sei stupido. Ti direi, è stupido. Cioè, per quanto gli voglio bene, è stupido. Mi vai, dimmi. Ma sai qual è il problema? Che lui è forte come un pro, ora gioca senza cheat e la gente non se ne accorge. Allora, ascolta, se adesso non gioca più con i cheat e quindi ha smesso, ha completato il suo redemption path, quindi non può che farmi piacere. Redemption Arc. Redemption arc, ecco. Scusami, hai ragione.
Quindi voi non mi dici il nome privatamente, come vuoi. Ok. Cioè tu mi dici che io mi vedo la puntata quando uscirà e ci sei te. Allora, ecco, il problema è questo, Cola. Prima di tutto non lo so se ci sarò, perché diamo le audizioni e vediamo se mi prendono. Se mi prendono vi avviso. Poi ovviamente, come stavamo dicendo prima, non sappiamo se è in diretta o è una registrazione. Poi che ne so, arriverà tra uno o due settimane in TV. Ecco, questo non lo sappiamo. Però se vedete, se poi diranno tot giorno la puntata Nerd Cotto Palestrati, saprete che è quella, quindi. Evox è il management di Dario Mori. Sì, sì, lo so. Vabbè, famosa Evox, come faccio a non conoscerla? No. Ah, non è su Warzone, ok. Questo è uno che fa spect, ma non è famoso. Ah, allora non so manco chi cazzo è. Dimmi chi è. Dici che è registrato, curo. Do fricchioni, chiedi già l'invito alla formazione, così ti invito. Chiedi già l'invito. Per cosa? Allora sei registrata, cosa vuol dire? Che non saremo solo un giorno, saremo più giorni lì. Più giorni. Ma è buono, ne approfitto anche per andare in giro. E vorrà dire che faranno i falli contro loro, quindi probabilmente non ci sarei neanche, se hai molta sfiga. Lo so, però se vi prendono sarebbe una cosa molto figa. No, dico, anche se ti prendono, può essere che non avrai tutto questo screen time, perché possono decidere loro cosa far vedere e cosa no. Quindi se non fai nulla di particolare, rimarrai lì tra gli altri a non fare un cazzo. Ah, vabbè, ma dato comunque le zoomate sulle fazioni le fanno, quindi comunque verrò vista. Yes. Va bene, va bene. Vediamo un po' come va. Senti, su Rust aveva le macro su Apex e gli hanno... Aspettate, guardate, c'è McCree che sta ultando. Sta ancora ultando? Ok, ha finito. Okay. Dicevo, cazzo ci metto. Allora, arrivo, scusate, siamo in una partita un po' particolare. Vedo. No, che palle. Mi hanno mandato l'account per Citi che è bannato ai tornei mondiali. Ora palese Wallachino. Ora gioca con la cam su schermo per far vedere chi non cita. Ma cazzo, lui è forte, quindi sembra che non abbia citato. Te lo scrivo volentieri. Scritto su Twitch. Ma sono curiosa, scusa, Chi cazzo è? No, non lo conosco, seriamente. Comunque sì, Edo. È un gioco che si chiama così, comunque. Ah. Ma... cioè, di chi è? Cioè, perché è così importante che tu me lo stai dicendo? No, divertente. Ah, ok. Nessun accordo. Ah, ok, simpatico. Ah, ok, va bene. Oddio, cazzo, no, Rainer. Ah! Grazie per lo scuro. Ok. Comunque, non so chi cazzo sia. Edo infamami. Che cos'è? Un kink di Sena? What? Beh, vuole essere infamato, Edo. Potrebbe, però, potrebbe fargli drizzare però il cazzo, quindi a tua... No, vabbè, non me ne frega un cazzo, è il suo cazzo, non il mio cazzo. Ok, è quindi... il suo cazzo, ma non frega un cazzo, hai visto? Mi piace essere insultato da Edo, ecco, apposta. Interessante sviluppo di eventi. Ora dimmi la parte in cui a me dovrebbe fregare qualcosa. Ehi, Don Fricchio, vedi che sei entrato? Catenate l'inferno! Don Fricchio, ma perché ti chiami Don Fricchio? Cioè, ti piace il fricchio? Ma dai. Edo! Non so neanche che cosa sia, ho detto una bella cosa senza senso. Ma dai! Vabbè. Quando smetti di essere un NPC, Francesca, dimmelo, eh. Cosa devo fare una cosa? C'è un nemico qui. È divertente come un tipo su Apple stava sentendo la mia voce. E abbia iniziato a spammare giochi a CSGO. E poi a un certo punto ha iniziato a scrivere
Oh, you're so annoying, shut the fuck up, letteralmente. Nah, Poi, e però mi scrive privatamente e mi dice di nuovo: Hello, you play CSGO? Io ho letteralmente copiato e incollato la frase che mi ha scritto. Vediamo se capisce che è un cretino di merda. bella sta cosa. Vedi, a me non capisco l'accuratezza delle persone, ma se ti sto sul cazzo, magari non hai piacere a guardarmi, vedermi, sentirmi, perché sei qui? Per farsi notare, è gente che viene ignorata nel mondo reale e deve trovare ogni modo per farsi notare. Vuole farsi notare da una persona che gli sta pure sul cazzo. Sì, sono they are dead desperate. Holy. Vabbè. Ciao, ciavale, hello. Quanti dei chat in teoria esistono? Ma il fricchio, esiste il... No, non lo sapevo neanche, aiuto. Cos'è? Dimmelo. Sì, infatti, si può cucinare. Cos'è? Quella cosa che mi Si fa può incazzare. cucinare. L'ha detto, cioè... Le Ah, ricette, holy. esistono le ricette, quindi... Non lo so. Comunque, la cosa che mi fa incazzare è che questo fuori da Twitch minaccia di morte e va a casa della gente e non viene bannato. Minaccia fuori dai social, cheating ed è sempre qua. Twitch comunque l'ha detto, cioè che anche se fai robe, cioè, veramente gravi, anche se fuori da Twitch vieni bannato. Però, come ben sappiamo, Twitch impiega il suo regolamento. Come cazzo vola lui? Sì, a sentimento, ecco, quindi. No, ti credo, sì, no, secondo te non ti devo credere. Ma purtroppo si sa Veccia, questa notizia la si conosce Veccia. E minaccia di che? Cioè, che ha fatto per ricevere una minaccia? Ma sto qua quanti anni ha? Cioè, come si comporta? Sembra un bimbo di 16 anni. Ah, ieri è stato bellissimo durante il compleanno. Ovviamente c'era un bordello di bimbi piccolini a giocare. A un certo punto, comunque sono stati vagamente. A parte. Vabbè. Mi hanno fatto cadere un po' di patatine a terra. Vabbè. Il minimo, Francesco, cioè, quando io ero bambino andavo alle feste, facevo il devasto, perché là si mettevano Ecco. le mani nei capelli. Ah, però all'inizio tutti quanti, cioè, non infognati, però comunque super felici. La PS5! Oh mio Dio! Erano, come posso dire, che okay, mi sono messa a fare un po' la Mercy DPS. Erano felicissimi, quindi diciamo si sono messi a toccare i controller, queste cose qua. Io ho detto: ragazzi, mi raccomando, una volta, ti giuro, una volta sola, a ogni bambino l'ho detto: ragazzi, non toccate le cose senza il permesso mio o dei miei colleghi. Qualsiasi cosa volete fare, chiedete prima ai miei colleghi o a me. Ok, l'hanno sempre fatto poi. Bravi bimbi. Signorina, signorina, può fare questo? Sì, certo, arrivo. Carini. Bravi, bravi. Erano i Io dovrei genitori. andare. No, scherzando. No, dai. No, beh, io una invece carinissima, ho visto un tavolino con un sacco di buste di patatine vuote. Io ho detto: ragazzi, sono vuote, posso toglierle? Allora avevamo detto sì. No, me, no, me, no, me, no, me. Perché? Dicevo, avevamo detto sì. Le stavo prendendo. Un bambino del botto si è alzato e ha preso lui per me le buste di plastica. Ha Che c'ha don. detto: tieni. Io. Grazie. E poi ha detto poi: tieni, anche questa lattina è vuota. Grazie, carinissimo. Io tranquillo, non dovevi, grazie. Oh, ciccino. E che altro? Sto cercando di ricordarmi qualcos'altro. Bella mano, mazza, tripla. Non so il torneo di Tekken com'è andato. Tutto a posto. Che cosa? Il torneo di Tekken, Oh, è così. andato bene, è andato bene, è andato bene, è andato bene. Cioè, tutto sommato, tutti quanti. Perché loro, tutti abbastanza bravi, educati, si sono comportati bene. Quindi. Non ho visto bene. Grazie. E dicevo, non so chi ha vinto, non sono esperta di queste cose. Però sembrerebbe sia andato bene. C'era un bordello di gente, abbiamo fatto soldoni, quindi è ok. Big money. È Bra andata. A bravi. Bravi. me però fa un po' arrabbiare che, oh, durante il compleanno dei bimbi, i genitori Yeah. non è che hanno offerto niente.
Vabbè, dai, su ragazzi. Resti sono i genitori. Cioè, è capitato, io mi ricordo, tipo, alla festa di compleanno, non di un bambino, proprio di una ragazza adulta, è stata così carina, che ha detto, noi stavamo lavorando a destra e a manca, a un certo punto ci hanno detto, questi piattini sono vostri, questo piattino c'è il salato e questo c'è la torta, pezzettino, prendetela, mangiatela, e noi, grazie, c'è il pazzerottino, il panino, il tramezzino, altre cose qua, che... È una piccola cosina, ma è veramente super apprezzata. Questi qua invece è avanzata un bordello di roba da mangiare. La sono proprio taccagni in me, la sono portata tutta. Madonna. Dio Mamma mia, mio. vabbè. Va bene, comunque, andiamo, scusate, devo leggere i vostri messaggini. Di la verità che voli solo strafocarti come al tuo solito. No, però, vabbè, abbiamo portato il cibo da casa, però almeno... è così. Comunque, in Francia la chiamano Ratatouille, nelle Marche si chiama Fricchiò. È la Ratatouille italiana! Ah, buona, non l'ho mai assaggiata, però penso sia buona. Il ragazzo è Keyborg ed è quello che ha fatto vedere che cita, e sto qua lo ha minacciato di morte, minaccia di... Madonna, Sanna. Avrà 30-35 anni, porco due, è più grande di me ed è sempre, ne dimostra 15 di anni. Papà, Sono vieni. preoccupatevi, vi Questo Pure è un pericolo pubblico. in questo game si sta giocando l'ingresso in 18 team differenti. Un game come Healer Argento. Penso mi stesse per esplodere una vena Grandi nel rischi, cervello dalle cose che ho grandi visto. Ero full ricompense. stunnato. Ah, sapete questa storia. Fortuna esistono bambini bravi, educati, non scassa caso. Credere che No, le allora parole erano siano molto, molto magiche. bravi. Poi tenendo conto Quello che che per puro sembra caso ho magia, scoperto che a volte è solo scienza che non può il comprendere. festeggiato, il bimbo festeggiato, Dottore, è potrei vedere come nipote funziona? di un nostro amico che gestisce un pub a Bari. E lo conosciamo, e ero tipo, bro, che ci fai qui? Cioè, è stato molto bello, sono stato molto felice. Quindi ho visto... Quindi il figlio di quel proprietario del pub che conosco, che penso che sia il bimbo più grande tra loro, sembra minorenne, però penso abbia 16 anni, 17 anni. Vabbè, no, comunque è andata bene. Ah, ho scoperto una cosa, cioè più che altro mi sono ricordata una cosa che mi fa terribilmente incazzare, ma me ne sono ricordata adesso, cioè da ieri, per una semplice ragione, perché capita raramente, però quando capita mi fa incazzare. Allora, Edo lo sa perché ha visto il posto dal vivo, però per chi non lo sa, quando voi entrate al locale, a destra trovate il bancone con la cassa e tutto. Noi abbiamo il PC, le robe nostre, eccetera, eccetera. Voi vi mettete davanti al bancone per chiedere robe, pagare, qualsiasi cosa. Mi dà il cazzo. Quando adulti, bimbi, che cazzo sia. Quando questa persona si mette, cioè fa il giro e si mette accanto a me. E si mette a guardare il PC. Ah, sì, Madonna. C'era una ieri che cercava di fare l'iscrizione e diceva, ma non è possibile, ma io non riesco ad iscrivermi. E sicuramente io mi sono già iscritta, io. Ma conoscevi questo? Cioè, ti sei mai iscritta effettivamente? Sei mai venuta qui? No. Allora sicuro non ci sei. Prova a controllare il mio nome. Mi chiamo Elena. E si metteva, praticamente si metteva tipo dietro di me. Io. Nel momento che No, no, scrivo bra, back off. Ele. Sì, ma mi dà fastidio, mi sa terribilmente fastidio. Perché in quella situazione io non sono tua amica, ok? Non sono assolutamente tua amica, quindi io ti porto grande rispetto, tu devi portare rispetto a me. E io ieri gli ho detto proprio, cos'è, controlli se ho scritto bene il tuo nome, non ti fidi? Sì, non mi fido, io. Però prova, mi ha detto la sua mail, mi ha detto nome e cognome, mi ha detto di tutto, ha detto... Adesso che volevi vedere? Vedi che c'è la prova che tu non ti sei iscritta. Iscriviti, bastarda. Cioè, capito? Sì, Mamma Madonna. mia.
Alla fine l'ha fatta. Porca miseria. Guardava male a me che non riusciva a iscriversi. Oh, ma se te sei calma, calma. Diversamente abile, per non dire un altro termine. Dai, dai. Diciamolo adesso finché possiamo. Esatto. Se hai. Tu sei una donna. Tu sei una donna. Vabbè. Se sei diversamente abile, non è colpa mia. Comunque quel tipo di prima sta, è passato di nuovo. Quello che aveva detto su Apple, you're fucking annoying, shut the fuck up. E adesso è andato, però è ritornato scrivendomi: voglio parlare con te. No, Mickey. Mi dispiace signorina, ho fatto gazzata. Discusso, no, non ho detto niente, se si è diversamente abili, non ho detto il termine, non... Oh, no, non ho fatto come fa, come disse il Massio. Non ho fatto niente, non ho detto niente. Okay. Ragazzi, vi prego, concedetevi questa possibilità oggi e domani. Poi non potrò più farlo per il prossimo mese, quindi vi prego. Concedetemi di essere un po'... tossici. Un po' tossica oggi. È un po' tossica. Per una Francesca migliore domani, eh. Su, ma l'avete permesso di stare qua? Non c'è. Che è successo? No, non so. Sto giocando. Ah, ok. Mi diverto a commentare con lui. Ma che cosa stai giocando? Destra. Giusto. Ma i taccani non erano i gironesi? Credimi, purtroppo no. Credimi, purtroppo no. Vabbè, questa era di Genova. Che cazzo ne sai? Mente sana in corpo. Però non so, bar. Credo di aver capito male, ma molto. Ho sentito bambini e qualcosa su un pene, ma sono sicuro al 100% di aver capito molto male, ma molto. Sì, hai capito malissimo. Sì, hai capito sì, malissimo. Sì. È la tua mente che ti dice: io vorrei queste cose, quindi te le faccio dire. No, scherzo. Oh no. Oh no. Hai dei cartellini gialli al mese, Ask. Sì. Poi dopo parte il rosso. No. E vai, sono riuscita a restare con suo quale culo, però sono riuscita. Oh oh, I think this one is lost. Bellissima, anche Mercy è un po' tossica, cioè... quando ammazza qualcuno Mercy, può capitare questa frase dove dice... l'aiuto a molti aspetti. Questo vuol dire anche ammazzare. Ah, minchia. Mi sono rimessa completamente. Perfetto. Eravamo scosi tipo: ah, l'aiuto a molti aspetti. Beh, che devo fare? Io ve l'ho detto, ragazzi. Qualcuno ha pagato per Overwatch 2 una nuova persona che facesse le voice line. E uno gli ha detto: ti prego, fa le più tossiche possibili. Ciao, Demon. Le più tu quelle che puoi. Aspetta, ci devi proprio mettere l'impegno. Oh no. Una ha detto: are you new players? So as. Ero così vicina a dire la... la battuta, like your mom. Oh. No, però sarò molto. Molto. Molto triste. Ah, Edo, dammi un suggerimento. C'è sempre questo qua di Apple. Mi ha scritto: I'm sorry. I get triggered when I hear espanol. What? Bro, I got triggered when I fight. Vabbè, lasciamo. No, non voglio contare questa frase. Mi dai un consiglio su come rispondere, per favore? Di in italiano, perché sta seguendo. Dimmelo adesso in italiano perché sta seguendo la diretta. No, la okay, diretta. Io mi sento triggerata quando sento gente scambiare l'italiano per lo spagnolo, con la faccina tipo felice, con tipo lo smile. Che... vabbè. Poi l'ha scritto pure male con la Y in mezzo.
Vabbè, ok, lasciamo perdere, ma... E io gli devo dire tipo, dovresti, come posso dire, dovresti lavorare sul tuo atteggiamento, dovresti lavorare. Proprio... Ho trovato uno che era diamante su Orochimaru e ora è GM, dai cazzo, e gioca Sterak che fa il master, sì, vabbè, sto ancora a plat 4. Ancora a plat 4, vabbè. Quindi Genji Wan è ancora, purtroppo. Bella la canzone, devo riempire il bicchiere d'acqua. Mi fa ridere, è bellissima quella canzone, però mi fa ridere che fa... Tell me how you feel, how you really feel. E poi, aspetta, and why you are afraid to be too real. Damn, nice, giusto. For too long. Non preoccupatevi, vi copro le spalle. Far long. E poi. Eddie Baby, and Ryan. And you tell me. We will gonna be be alright. alright. Sì, stavo impappinando le parole. Baby, don't you play Another another song song in again. my heartstring. Just tell me the truth. If you want me, then show it. What you What you wanna wanna do? do? Scusate. Sono qui per supportarti. Just tell me the truth. E sai che non mi ricordo proprio la prima frase perché dice che era cazzone. Non so perché mi ricordo la seconda parte, quella dove dice Tell me how you feel, how you really feel. Ah, Mi ricordo. Beh, in questo momento neanche a me sovviene in testa. Sovviene. Sovviene, sì. Perché parlo italiano corretto, a differenza di qualcun altro in questa chat. Scusi. Isera, Isera, Isera! Vai X Factor, altro che c'è il nome, no. Madonna, sta girando in rete, io non lo sapevo. Non so, allora, non era su X Factor, scusatemi, però era un programma simile tipo americano. Dove ci fu un tipo che mi ha messo a cantare con cantare e suonare la chitarra acustica. E non so se ha fatto effettivamente schifo, non lo so, però per un giudice specifico ha fatto schifo. E forse per l'audience, non lo so, ha ben pensato di prendere la chitarra e sfasciargliela a terra. Ah, ho visto la reaction del ragazzo, ma mi sono sentito veramente Ma non in è. colpa per quel Allora, coglione. con tutto il rispetto, però, non è che ha soltanto distrutto la chitarra e basta. Ha detto. Cioè, prima che suonasse, aveva detto che il padre gliel'aveva data prima di morire. Damn! Cioè, qui. Cioè, no, non ho capito se è semplicemente una storia inventata e quindi. Sai, perché un programma è per fare audience. Non so, la reazione mi sembra molto molto genuina, non so se, vabbè, poi può pure essere, però, non so. Questo è il motivo per cui non mi fido di niente in TV. E di nessuno. Fidatevi di me. Se andrò a Chadwin, fidatevi di me. Okay, io Esatto. dirò la pura verità. E se ti dicono tipo, ok, in questa parte devi dire questo, in questa parte devi dire quest'altro, tu cosa faresti? Mente sana in D corpo sano. dipende. Ecco. Dipende Aia. nel senso che se mi dicono che Non devi fare fidatevi la... di Aspi, ragazzi, non fidatevi di Aspi. No, cioè se mi dicono di fare la parte della stupida, dico Sì. no. Ok. Non voglio, solo per avere essere vista in TV, non voglio fare la parte della pagliaccia, mia opinione personale. Beh, ci sta, ci sta. Ciao Isena, non so se riesci a beccarmi dopo, Io sono tra una mezz'oretta e chiudo. Ciao, Isenus. Gli autori, allora, i giudici diranno di no. Quindi tu sfascia la chitarra così ci fai fare soldi. Quello ha fatto comunque soldi. In una maniera negativa, però ha fatto comunque soldi. Ma io non ci riesco. Cioè, non. Se mi dicessero che devo fare qualcosa di opinabile o di grave io su Twitch,
Però questo mi permetterebbe di avere molta più audience e molti più soldi. Io ti direi comunque di no. Perché non voglio essere conosciuta, come faccio un lavoro nell'internet. Non voglio essere conosciuta nell'internet per essere una pezza di merda che ha fatto una cosa sbagliata. Aumento le tue capacità. Chiaro, chiaro. Vabbè, meglio essere conosciuta per qualcuna che ci ha provato e ha fallito. A me non ci hai provato, qualcosa di serio, cioè qualcosa di... Adesso sto morendo di fame, dopo devo mangiare pure prima di andare là. Oh, ci muoiono? No, peccato. Sono morta io. Mo, Black Mirror insegna. True. C'è ancora bisogno. Voi non sapete quante cose quella serie ha predetto correttamente. Comunque il tipo di Apple ha risposto, ha detto che non vede nessuna differenza. Poi ha scritto in italiano scusa e ha scritto in italiano mi piace la tua voce. E poi ha detto pure in inglese, poi ha scritto puoi parlare inglese? Io lo riscrivo non con te. Damn. Però... Vabbè dai, si è scusato, dai. Fa niente, lascio aperto. No, dimmi tu. Oh, sono morto. Sono viva. Non so tu cosa vuoi dire. Grazie. Oh, e va contattato perché vuole giocare a CSGO, ma io non ci gioco, quindi, cazzo. Ah, ok. Vabbè, dilli... Ah, ok, I don't play CSGO, by the way. So... Get your ass on my chat, man. Madonna, sono perché disagiati, non è persone normali, bu. Baby, don't you play? Aiuto! Ti ho restato, però morirò io ora. E invece no, grazie, madonna. Massimo pure dalla Kiriko. Chi è Kiriko che non vedo? Ti vedo, Manu, vai. Vedo ma non ti vedo. Ah, Kuro è ovviamente Kuro e Kiriko. Mio fratello. Kuro e Kiriko. Kiriko e Kiriko. Kuro. Solo perché mi hai fatto ricordare il catalimento della strada per il Dorado. Miguel e Tullio. Tullio e Miguel. Forti e potenti dei. Non so perché. Fortnite e la Baba G. Baba G e la Fortnite. Attenti a questo nemico. Fortnite o la Baba G. Baba G. Baba G. Sembra però che dice Baba Boy. Baba Boy. E poi da dove viene quel... Boh, se non lo so. Da un video di qualche... African guy, I guess. Si è buggato il boss. Bene. E mo? Che si fa? Adesso okay. Io spero la Madonna che si sbagli. Perché ci ho messo mezz'ora per arrivare qua. Oh no. Mannaggia troia, padre. Ecco, mi raccomando, dille adesso queste cose che poi non le puoi più dire. Oh, bella, abbiamo vinto. Fammi attivare la chat di gioco, così flammo anche con gli altri. Oh, sento movimenti. Eccolo là che si è sbuggato. Meno male. Esatto. Comunque qualcuno mi ha detto i criceti sono belli. Questo vuol dire che bisogna giocare a Ammon. Tanto che io faccio schifo con Ammon. E meglio, scusatemi, fatemi mangiare un tarallo perché ci devo tappare un po' lo stomaco. Questi qua, ciao Darwin, non ho ben pensato di fare l'autismo, non so che cazzo è. Alle 13. Porca puttana, tutti mangiano alle 13. Sì, hanno queste ore di merda questi, non so. È una cosa che fanno spesso.
Dove è andato? Qua. Comunque, Dimmi. quel tipo di Apple poi prima non aveva scritto in spagnolo, l'ho tradotto adesso. In spagnolo poi aveva scritto: mi dispiace tanto, mia regina. vabbè. Boh. Ob. In arrivo a Torre di Ligian. Preparati alla battaglia. Seleziona il tuo Tieni conto, quella che noi ogni volta ci prendiamo i taralli. Allora, a Bari qualsiasi posto dove vai, i taralli sono sempre. Cioè, non possono non esserci. Non indovinerei mai cosa ho sentito spiare le telefonate di Sono le Ascendant. 11:11, Non ragazzi. mi piace indovinare. A che ora Quanto te vuoi? ne vai? Sento che Penso che arrivi chiudo nel live alle buio. 11:30. Oh. Oh no, va bene. Infatti poi devo chiamare mio collega di lobby e gli devo dire. Ma quindi che facciamo? Mi vieni a prendere te? O mi faccio tu? Perché a quanto ho capito devi andare a prendere pure un'altra ragazza. Ciao, salve, salve, scusate, permesso, permesso. Ma dove lo fate? Il coso? Alla fiera. Ah, la fiera. Quindi, dicevo, e quindi ho detto, ma... Voi vi state organizzando in qualche modo, bla bla. E io. E lui ha detto: ma tu devi essere presa. Io. Beh. No, allora, non per forza. Cioè, se hai un problema, me la vedo da sola. Però dimmi te. Così mi organizzo. Perché non è che. Cioè, non è che ci vado solo io. Ci andiamo in, tipo in gruppo, almeno 5-6. Per questo Chiaro. dico: vi siete organizzati in qualche modo. E noi dovremmo andare a prendere. Ho capito ancora là dalla stazione. Ha detto. Vuoi che mi faccio trovare la stazione e prendi tutte e due così non ti fai il giro a venirmi a prendere? Ma tu ci riesci? Prendo il monopattino, non è un problema, c'è. Però mi devi dire, così mi organizzo io per prima. Che ti ha detto? No, io questo avevo parlato ieri, ho detto va bene, ne parliamo poi domani mattina prima di andare. Top organizzazione. Vabbè, ma siamo tutti Davvero. quanti di zona Bari, quindi non... Vabbè. Non è un problema, però. No, ho sbagliato. Non so giocare la palla. Perché pigliate di giocare la palla? Biri Allora, Demone, ti spiego. L'appuntamento è alle 13. Però, cioè, deve stare là. Però il posto che si chiama Fiera del Levante, che abbiamo qua a Bari. E, come posso dire? Oh, ho fatto una pick, fantastico. E diciamo un po'. Madonna, stata sei veramente stupido. Ti chiami pure zucchino. uno zuppone. Bella, prendiamoci pure. Bello sto muro, mi è piaciuto. Comunque dicevo, a parte il posto è lontano, quindi a prescindere. Mi devo muovere un pochino prima. A prescindere se ci vado, diciamo, da sola o meno. Va Poi, bene, va giusta... bene. no, poi giustamente Edo mi ha fatto ricordare una cosa giusta. Devo pensare un po' come vestirmi. E devo essere sincera, non... Cioè, devo vedere un po' che cosa ho. Perché a casa qua non ho proprio tanti vestiti. Perché devo. Cioè, avevo portato la roba importante da casa dei miei, quindi ora non so Aia. che cosa c'ho. Vabbè, così no, non dico. Vabbè, è ovvio che non penso che mi vestirò col vestito elegante, queste cose qua. Però, dai, cerco di mettermi. Non lo so, ecco, ci devo pensare all'outfit.
Anzi, poi scrivo pure alla mia amica e dico: ma te come ti vesti? Così, giusto per... Esatto. Avere un'opinion. Punteggio 0 a 1. Quindi vediamo, vedremo un po' come andrà. Mangio un altro tarallino. Non lavoro con i criminali. Fare la cosa giusta non sempre è legale. Allora va cambiata la legge. Facile a dirsi. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Secondo round. Conquistate l'obiettivo. Ti aiuto. Ragazzi, questa cosa senza il contesto video è molto, molto strana. Avete ragione, scusate. No. Ciao. Mi sono leccata le ferite. Non avete idea come cazzo ho fatto a salvarmi.